Grazie Giorgio, grazie a tutti, che bello. Questa sala qui è veramente bella, fatemi un applauso perché siete veramente stupendi, il calore e l'amicizia della provincia di Cuneo, che da tutti gli anni Matteo Salvini è qualcosa di unico, che credo che si porterà sempre nel cuore. Siamo arrivati prima da Mondovia, abbiamo avuto un incontro con la popolazione, questa popolazione che vuole dire rivalsa. Quando diciamo che noi vogliamo votare no, la popolazione ci dice ma perché? E con i motivi che abbiamo portato in giro, che abbiamo portato in giro in queste serate che abbiamo fatto col comitato del no, grazie a Simone Giorgetti e a tutti quelli che hanno organizzato queste serate, noi ci dicono che vogliono votare no. Per quale motivo? Perché si snatura completamente, si tolgono tutte le competenze a livello regionale o gran parte, si fanno tornare le regioni a delle scatole vuote, per esempio, e noi che siamo autonomisti questa cosa non ci va per niente bene, portare tutti i poteri, tu a Roma, qualcosa che va contro le culture della Lega, è qualcosa che noi non possiamo tollerare, anche per rispetto dei tanti amministratori che sono qua presenti, e saluto, che fanno volontariato a tutti gli effetti, fanno amministratori con tutti i tagli che fanno a livello di Stato, che colpiscono i nostri comuni, e poi i nostri comuni si devono aggiustare in qualche maniera, devono fare i volontari, devono appoggiarsi al volontariato. A proposito di volontariato, io devo ringraziare i ragazzi che non sono qua presenti oggi, ma che sono sul territorio, che hanno la divisa della protezione civile da 24 ore. Quando Mario Borghezio diceva prima i nostri ragazzi sono il nostro futuro, questi ragazzi sì che hanno il territorio nel cuore, e questi ragazzi qui sono il futuro, questi ragazzi col territorio nel cuore che votando noi la riforma potranno tenere ancora le competenze su questo territorio, tenere ancora questo Stato che vada ancora nella direzione federalista. Ragazzi, diamoci dentro, io vi saluto, vi ringrazio, il tour di Matteo Salvini sarà ampio e diamoci dentro.